Premac, laboratorio prove su materiali, fondato nel 1986 dall'ingegnere Giuseppe Mascaro, offre servizi di sperimentazione nel settore civile, prove su materiali e sulle strutture. La Premac garantisce l'affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l'impiego di strumenti innovativi. Premac, Viale Santuario di Dipodi, Feroleto Antico, telefono 0968 45 38 48, email info@premac.it. Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove, è una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani, è mia madre che ha visto bucanieri e saraceni, più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco. E la storia d'Italia magari vista dal di sotto, o forse una nave che non prende porto ancora. Mediterraneo vola, Mediterraneo. Su ogni pietra scolpita, Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino, è un ponte sul mare fra il tuo cuore e il mio cuscino. Salve amici di Sottosopra, siamo ancora in esterna con la quinta puntata, stiamo al parco impastato di Lamezia Terme e siamo ad un evento NoTrib in preparazione del ormai noto referendum che impedirà, speriamo, alle trivelle di poter rovinare il nostro ambiente. Cari telespettatori, chiunque voglia mettersi in contatto con noi può farlo contattando la mail e la regia con i contatti in sovraimpressione. Il nostro primo ospite di oggi è il cofondatore del coordinamento nazionale del NoTrib, Enzo Di Salvatore, al quale vogliamo rivolgere la prima domanda. Perché NoTrib? Il coordinamento nazionale NoTrib si è costituito nel 2012. Raccogliendo un po' tutti i comitati che erano sorti spontaneamente sulle varie vertenze nate appunto in Italia a seguito delle tantissime richieste di rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di estrazione in terraferma e in mare. Oggi certo conta ormai più di 200 associazioni, comitati che si sono riuniti sotto un unico coordinamento e che ha come fine appunto quello di dire sì, chiaramente no alle trivellazioni, ma un no perché, quindi non è soltanto un no a prescindere, ma quindi c'è anche una proposta dietro questo coordinamento NoTrib. E siamo arrivati a questo punto al referendum. E il 17 aprile gli italiani tutti, di tutte le regioni tengo a precisare, saranno chiamati alle urne per esprimersi con un no o con un sì. L'indicazione di voto del coordinamento nazionale NoTrib è ovviamente di votare sì per chiedere che si arrestino le estrazioni petrolifere in mare di gas e di petrolio. Cari telespettatori, per questo referendum quindi ricordate che chi è contro le trivelle deve votare sì, sì all'abrogazione delle trivelle, ma vediamo cosa ci dice Neri Marco Re. Saputo di questa cosa che vogliono trivellare in mezzo ai vigneti, ma ragazzi, ma qua stiamo pazziando veramente, ma questa è una cosa che è una di quelle, vabbè, non diciamo. Allora, lo petrolio costa quanto? $28 in Mocuci, un barile di petrolio $28, e lo vi quanto costa? Una botte di vite può costare pure una milionata,
Deus, è veramente buono. Ma anche se non è buono, allora tu che fai? Butti via le vigne, cioè le ruini, per fargli troppo petrolio. Ma petrolio lasciamolo all'Arabi, che se fa la guerra tra di loro e noi ci teniamo lo via. Ma vuoi mettere lo greggio con lo rosso piceno o con la passerina? Che è meglio, la passerina o la trivella? Dai, voglio dire, poi ognuno decide quello che gli pare, però fosse per me io le vigne le lascerei tutte così tranquille, capito? Adesso non facete caso che insomma parlo da una posizione anche diciamo un po' scomoda, però io intanto vi faccio i miei in bocca al lupo, i miei complimenti per questa serata che avete deciso di fare, una forma di protesta molto intelligente. Mi dispiace di non poter usufruire di questa intelligenza e neanche diciamo dei prodotti della nostra terra amatissima, quindi tutta la mia solidarietà, al momento soltanto virtuale e così a livello di contributo video, perché in realtà ecco, sto in tournée teatrale, non posso esserci, però insomma fatemi sapere, mi raccomando, tenetemi aggiornato perché ci schieriamo tutti contro ste trivelle. Ma le trivelle, ma ragazzi, ma lasciamo gli americani lo petrolio, non ci teniamo lì. Ciao. Quindi adesso, cari telespettatori, avremo la risposta che stiamo cercando, cioè che cosa votare al referendum, di che cosa si tratta? Ma gli italiani verrà chiesto se vogliono o no abrogare una norma che riguarda la durata delle concessioni già date. Concessioni e permessi di ricerca anche, che al momento sono attive entro le 12 miglia marine. Perché? Perché per il futuro non si potrà più far nulla, cioè non possono essere rilasciate nuove concessioni, nuovi permessi di ricerca. I procedimenti che erano in corso e che erano finalizzati al rilascio dei titoli, quindi permessi di ricerca e concessioni, sono stati bloccati, 27 procedimenti, restano però attive le concessioni e i permessi già rilasciati. Quindi il governo ha deciso, attraverso una modifica alla legge di stabilità, che le attività in essere dovessero proseguire fino alla durata di vita utile del giacimento. Questo vuol dire che le concessioni non avranno scadenze, certo. E invece noi proponiamo che vada una scadenza secondo la naturale durata prevista al momento del rilascio. Quindi normalmente le concessioni per estrarre durano 30 anni, più 10 di proroga, più eventuali altri 5 più 5, quindi massimo 50 anni. Tenete conto che molte concessioni risalgono già agli anni 70-80, quindi vuol dire che resteranno ancora 5, 10, 20 anni per poter estrarre se dovesse passare il referendum, cioè se dovessimo conseguire la maggioranza dei sì. E tengo a precisare che non si perderà nessun posto di lavoro nel momento in cui dovesse esserci la vittoria del sì, perché le attività proseguiranno fino appunto alla naturale scadenza della concessione. Il problema si porrà tra 10-20 anni, ma se dovessimo tra 20 anni ancora discutere di petrolio vuol dire che sarà stato un fallimento però per un'alternativa alla politica energetica che attualmente l'Italia sta perseguendo. Enzo Di Salvatore, cofondatore di Notriv, perché le trivellazioni fanno così male all'ambiente, in una battuta? No, non è soltanto il problema dell'ambiente, c'è anche la questione ambientale. Leggevo proprio ieri un rapporto che ha diffuso Greenpeace sulla questione dell'inquinamento e quindi sull'ambiente. Certo, c'è questa componente, ma non è soltanto questo. I problemi sono tanti, ma in primo luogo, per quanto mi riguarda, secondo me il problema è soprattutto economico, cioè il gioco non vale la candela, perché questo diciamo lo si apprezza facilmente anche per quanto riguarda le trivellazioni in terraferma, ma lo si apprezza anche per quanto riguarda le trivellazioni in mare, perché trivellare a 12 miglia dalla costa vuol dire tante cose. Cioè qui da un lato abbiamo gli interessi altri, che sono appunto quelli del turismo, quello della pesca, certo appunto l'ambiente, ma insomma ci sono interessi economici, e dall'altro invece gli interessi di multinazionali, spesso straniere, che vengono, divengono proprietari di quello che hanno trovato ed estraggono, perché la concessione li immette sostanzialmente nella proprietà di ciò che hanno rinvenuto, e una volta che estraggono diventano proprietari dell'estratto per il 90%. Cioè, cosa voglio dire? Vuol dire che in mare devono restituire allo Stato soltanto il 10%,
del valore del petrolio estratto e il 7%, scusate, il 10% se si tratta di gas e il 7% se si tratta invece di petrolio. Quindi in realtà di questo 7% alle casse della regione va il 55%, alle casse dello Stato quello che resta. Quindi fate i conti, tenete conto che per tutto ciò che è stato estratto in un anno, mi pare nel 2014, lo Stato ha incassato in tutto 340 milioni di euro. E soltanto per non aver voluto il governo indire un election day, cioè mettere assieme le elezioni amministrative con il referendum, si andranno a bruciare 350 milioni di euro, che è esattamente la somma che lo Stato ha incassato. Allora noi dovremmo forse ragionare appunto in questa prospettiva, cioè chiederci e mettere sul piatto della bilancia due questioni economiche: gli interessi appunto di chi intende intraprendere un'attività economica di altro tipo, e l'interesse invece delle multinazionali, che hanno un interesse contrapposto appunto a quello dei cittadini. Anche qui, posti di lavoro, spesso c'è anche questo argomento che viene speso. Io vorrei ricordare che se fosse stato approvato il progetto Ombrina Mare, che è un progetto petrolifero grandissimo, di enormi proporzioni, perché soltanto questa sorta di raffineria galleggiante, che è un centroli per il primo trattamento del greggio estratto, sarebbe stato grande più di uno stadio di calcio, collocato non a miglia marine ma a 6 chilometri dalla riva, quindi è chiaro che si sarebbe tranquillamente visto, cioè di forte impatto visivo. Questo progetto avrebbe impiegato soltanto 24 addetti, quindi non avrebbe posto alcuna soluzione al problema dell'occupazione, perché è chiaro che stiamo parlando di progetti che conoscono una forte automazione, cioè non sono progetti che richiedono mano d'opera, se non specializzata, e quindi spesso non sono neppure del territorio, cioè qui non stiamo parlando del posto all'IKEA, non so se mi spiego, no? Cioè in cui tutti possono fare domande e quindi vengono impiegati. No, stiamo parlando di un lavoro altamente specializzato e spesso appunto che non richiede neppure mano d'opera. L'invito che rivolgo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, seguendo, è che il 17 aprile, unica giornata in cui è possibile votare, non su due giorni ma soltanto nella domenica 17 aprile 2016, si voti convintamente sì. Se davvero si vuol fermare definitivamente le trivellazioni entro i 12 miglia marine e avviare in questo modo, seppur progressivamente, una nuova transizione energetica per arrivare anche a un modello energetico completamente differente. Siamo in compagnia di Celeste Costantino Di Sel, parlamentare della Repubblica Italiana. Cosa consiglia a noi per questo referendum? Allora, intanto consiglio di fare tanta informazione, perché purtroppo a causa di un governo che ha voluto boicottare tutti i modi questo referendum ci ritroveremo a doverlo affrontare in una data sbagliata, che è quella del 17 aprile, quando sarebbe stato più utile riuscire a votare in contemporanea con le elezioni amministrative. Questo è un punto molto rilevante, perché con questo referendum noi ci giochiamo almeno tre partite importanti: quelle della salvaguardia del nostro territorio, quello della salute delle cittadine e dei cittadini e quello della democrazia. Perché è del tutto evidente che nel momento in cui non si è data la possibilità di avere più tempo a disposizione per raccontare le ragioni di questo referendum, in qualche modo si sta dicendo ai cittadini, li si sta privando di uno strumento in più. Quindi intanto tanta informazione. Poi la partecipazione diretta delle persone, quindi spiegare per fare in modo che anche loro possano esprimere liberamente, confrontarsi con chi in questo momento sta promuovendo il referendum, e poi portare tutti quanti a votare. E insomma, le trivelle non convengono a nessuno, c'è un problema di tipo economico, c'è un problema di tipo ambientale, ci sono una serie di problemi. C'è da chiedersi a questo punto chi ci guadagna, ma vediamo cosa ne pensano Ficarra e Picone. Cioè, con tanto spazio devono venire a fare i buchi qua. Qua, lì, là, da sotto, qua. Ma non è assurdo, ma è così. Cioè, può fare un buco. Il buco? Che?
Secondo me è assurdo, cioè con tanto spazio che c'è devono venire a fare i buchi per cercare il petrolio nelle nostre coste siciliane. Tra l'altro si stanno avvicinando sempre di più, lo dico così come informazione. E dico, se l'ha capito lui che è assurdo, lo potete capire pure voi ragazzi. Ma poi tutte quelle immagini che ho visto ai telegiornali del catrame che si mangia le coste, non vi dovete seccare, ma in Sicilia non le vorrei vedere. Gli uccelli. Gli uccelli, che, i pesci che muoiono nel catrame. Tu vai a comprare una cosa così, dici, ma cos'è, una tiglia? Noi no, è un pesce spada. Pesce spada che tu per mangiartelo ci devi mettere la chiavetta, perché un pesce spada diesel diventa, capito? Cioè è brutto, che brutto. Secondo me sono cose che è meglio non fare dalle nostre parti. Assolutamente, però. Assolutamente. Ma poi dico, a parte tutto, diciamo, quanto costerebbe in caso di disastro ripulire poi tutte le coste, che fra l'altro non è detto che possano tornare a essere come prima. Anzi, è quasi certo. Sicuro che non tornano come quindi prima. Quindi è proprio tutto. Ma poi dico, adesso stanno gevellando il mare, ma se domani dovessero scoprire che c'è il petrolio, per dire, a Via Roma 15, e a Via Roma 15 ci abiti tu. Esatto. E mentre sei in gabinetto viene la gevella e ti gevella proprio davanti. E là, dici, ma come, nel mio gabinetto avete trovato il petrolio? Eh sì, è il bene supremo. Tu firmeresti, diresti no, a Via Roma 15 dove sto io non si gevella. E siccome il mare è come se fosse Via Roma 15. No, c'è proprio Via Roma 15. Esatto. C'è proprio l'indirizzo dei pesci, è Via Roma 15. Quindi, mi raccomando. Allora, siccome abitiamo tutti a Via Roma 15, mi raccomando, o mare un si spittusa, aiutateci a fermare le trivellazioni nel canale di Sicilia. Firmate l'appello sul sito di Greenpeace. E mi raccomando, riccillo anche al tuo sindaco. Comunque secondo me è una cosa che dicono, perché poi è talmente bello che non bucano. Non bucano. Ma poi è capace che bucano. Ma poi buchi, si riempie, poi un buco nell'acqua. Questo non è un buco nell'acqua, si è sentito dire mai. Le trivellazioni sono un buco nell'acqua. Molto bello che alcuni artisti abbiano deciso di metterci la faccia. Questo è un segnale importantissimo, perché ci dice che oltre alla politica, oltre alla cosiddetta società civile, c'è una cultura in questo paese che ha a cuore le tematiche ambientali, che ha a cuore il territorio, che ha a cuore la democrazia del paese. Quindi io ringrazio veramente di cuore Ficarra e Picone, come tantissimi altri che hanno deciso di voler contribuire a questa campagna informativa, perché significa che è un paese che molto spesso è diviso sia su un piano ideologico che di bisogni, invece davanti alle questioni e ai momenti importanti è capace di unirsi, di fare squadra, di dimostrare che c'è la volontà di non rimanere inermi davanti a chi ci vuole imporre un sistema che evidentemente a molti cittadini non piace. A questo punto, secondo lei, lo Stato fa gli interessi dei cittadini? No, questa è la dimostrazione molto evidente del fatto che davanti a un provvedimento che era originariamente lo Sblocca Italia, dove una forte opposizione aveva chiesto al governo di modificare quelle parti, il governo ha fatto orecchie da mercante, è voluto andare avanti fino a quando si è dovuto fermare davanti ad una sentenza. Allora oggi purtroppo l'amara considerazione da fare è che a volte la magistratura arriva prima della politica e la politica addirittura ostacola il proseguimento di quello che è la volontà dei cittadini, che è appunto l'impedimento e gli ostacoli che sta mettendo in campo sul referendum. Quindi il governo Renzi dovrebbe fare una bella riflessione su questo capolavoro che è stato capace di mettere in campo. Ed ecco insieme a noi il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentela, a cui vogliamo rivolgere la questione: a che punto siamo con le trivelle adesso in Italia? Beh, siamo purtroppo in un punto molto sgradevole, anche perché i territori, le regioni hanno promosso questo referendum che si terrà il 17 aprile e il governo invece va in un'altra direzione, quindi siamo in un punto veramente drammatico, oserei dire. E per questo noi oggi ci incontriamo qui in Calabria per organizzarci, per fare il più possibile, per lottare il più possibile e coordinarci per effettuare una campagna referendaria ad hoc
e per convincere non solo i calabresi ma tutti gli italiani a votare questo referendum, soprattutto le regioni che magari non sono coinvolte dalle trivellazioni, soprattutto loro devono andare a votare per proteggere tutto il territorio nazionale, sia il mare e sia i corrispettivi territori. Quindi invitiamo tutti alla partecipazione, perché non c'è democrazia senza proprio la partecipazione di tutti i cittadini. Dal Parco Impastato con Paolo Parentela dei 5 Stelle vi proponiamo un importante clip su una tecnica di ricerca, credo che sia. Guardate cosa succede. Quindi abbiamo visto l'air gun, questa tecnica così devastante. Quali sono le problematiche connesse? Beh, le problematiche purtroppo sono diverse, ma quelle più dirette sono quelle che coinvolgono i cetacei, coinvolgono tutta la fauna marina. È una tecnica molto invasiva. Noi ci siamo opposti e purtroppo questo governo ha inserito l'autorizzazione a questo tipo di ricerca, quindi l'air gun, proprio in un provvedimento a cui noi ci tenevamo molto. Mi riferisco alla legge sulle ecomafie. Il governo ha inserito l'autorizzazione dell'air gun proprio nel provvedimento per le ecomafie, per gli ecoreati, e purtroppo è passato. Noi eravamo favorevoli alla legge, quella sugli ecoreati, ma è stato inserito al Senato anche l'autorizzazione air gun. Questo per dimostrare come questo governo, in un provvedimento che doveva salvaguardare l'ambiente, ha inserito una legge proprio che va contro appunto la salute in questo caso dell'ambiente marino. È una tecnica invasiva, è una tecnica che utilizza anche la Marina Militare. Esistono altre tecnologie molto più sostenibili, ma non per cercare il petrolio, perché noi abbiamo fatto anche un'interrogazione al ministro alla Guidi e anche al ministro Galletti per rendergli evidente che esistono altre tecniche più sostenibili, ma non per ricerca di petrolio o gas, come in questo caso, ma semplicemente per monitorare lo stato di salute dei nostri fondali e anche per cercare magari rifiuti tossici, come purtroppo sono stati sversati negli anni passati nei nostri mari, sia nel Mar Mediterraneo, nel Mar Ionio e nel Mar Tirreno. Quindi ci sono le tecnologie più sostenibili, ma questo governo fa tutt'altro, ovviamente spianando la strada ai petrolieri. Paolo, quindi chi è il fronte NoTriv? Il fronte NoTriv siamo noi del Movimento 5 Stelle, per fortuna ci sono anche altri partiti come SEL, ci sono anche tutti i comitati che in tutti questi anni hanno sempre condotto questa battaglia, quindi il Comitato dei Due Mari presente qui a Lamezia, il Comitato Raspa dell'Alto Ionio Cosentino. E poi c'è il coordinamento nazionale che poi è radicato su tutti i territori regionali. E, ripeto, è un'impresa difficile purtroppo, perché questo governo ha deciso una data, il 17 di aprile, che è molto vicina, e quindi abbiamo poco tempo per fare la campagna referendaria. In più questo governo ha deciso di buttare proprio dalla finestra 300 milioni di euro per questo referendum, quando potevano accorparlo magari insieme alle elezioni amministrative che sono a giugno.
E poi per dire stop alle trivellazioni in maniera definitiva, purtroppo non sarà questo referendum, questo è solo un primo passo per dire no alle trivellazioni, e quindi il Movimento 5 Stelle e anche altri comitati hanno espresso la loro volontà di raccogliere le firme per un altro referendum nel 2017, sia per dire stop a tutte le trivellazioni e anche inserendo altre tutele come i beni comuni sull'acqua, abrogando anche il Job Act e la buona scuola, tra virgolette, di Renzi. Quindi si apre una bella stagione di referendum a partire da quest'anno, del 17 aprile, e per concludersi poi nel 2017, senza dimenticare anche la riforma, la schiforma costituzionale di Renzi, che si terrà appunto il referendum nel prossimo autunno. L'appello di Paolo Parentela al referendum No Triv. Allora, andiamo a votare tutti insieme per portare avanti questa politica di tutela dell'ambiente, che vuol dire anche risparmio energetico e energie rinnovabili. Non abbiamo più bisogno di petrolio e di devastare i nostri mari nel nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini a fare questo primo passo con il referendum del 17 aprile, per abrogare appunto una prima parte delle trivellazioni. Quindi per abrogare questa legge bisogna votare sì, perché il referendum appunto è abrogativo, quindi mi raccomando, non ci confondiamo con il no, bisogna votare sì per abrogare questa legge sulle trivellazioni. Quindi invito tutti i cittadini a partecipare e a condividere queste informazioni. Grazie a Paolo Parentela, parlamentare del Movimento 5 Stelle, rimanete con noi. Un altro ospite con noi, Francesco D'Elia, della rete RASPA. Buonasera. Allora, sono in rappresentanza della rete RASPA, che è un acronimo e significa Rete Associazioni Sibaritide Pollino per l'Autotutela. È una rete di associazioni che si è costituita circa 2 anni fa per far fronte, come dice appunto l'acronimo stesso, a problemi di autotutela. Il territorio è stato completamente abbandonato da tanti punti di vista, dal punto di vista sanitario, a quello legale, a quello che riguarda la mobilità, e da circa un anno e mezzo a questa parte ci siamo interessati anche alle questioni delle trivellazioni in mare, perché la nostra zona è stata colpita ed è tuttora colpita da una serie di provvedimenti e di istanze di ricerche che hanno avuto anche parere positivo dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico. È una rete di cittadini liberi, apartitica, non direi apolitica, perché diciamo che il concetto di politica è un po' più ampio e riguarda la vita quotidiana anche di tutti i giorni. Francesco, qual è il tuo appello e quello di RASPA per il referendum del 17 aprile? Allora, il 17 aprile è necessario andare alle urne e andare a votare sì, ed è una questione di sopravvivenza, perché sono in gioco delle questioni che riguardano la vita delle persone e il futuro delle nuove generazioni, nonché del nostro. Per cui andate a votare il 17 aprile e votate sì, assolutamente sì. Grazie a Francesco D'Elia, grazie a RASPA, attendete con noi. Domenico Gattuso, coordinatore di Altra Calabria, presente qui alla riunione No Triv per l'organizzazione del referendum. Sì, anche noi partecipiamo e siamo soggetto attivo su questa battaglia. Una delle tante battaglie sulle quali noi ci spendiamo, perché riteniamo che la Calabria abbia il diritto, la Calabria e il Mezzogiorno in generale abbiano il diritto di avere una prospettiva di sviluppo, una prospettiva di progresso, e purtroppo le scelte che si vanno facendo in questi anni a livello governativo disattendono questa esigenza. Abbiamo un territorio devastato, un territorio che rischia di essere ancora più devastato di quello che è, non ce lo possiamo permettere. Noi stiamo lottando faticosamente, ma aggregando anche persone per bene, persone diciamo impegnate nel sociale, movimenti, associazioni, con l'obiettivo di giungere a delle proposte poi anche di sviluppo che sono alternative a quelle che ci vengono proposte. Noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo un territorio che ha delle potenzialità straordinarie, se pensiamo all'agricoltura, al mare come opportunità turistiche, ma anche altri aspetti legati all'archeologia, ai beni culturali, alla nostra storia.
E invece ci si propongono ancora dei modelli stantii, pensiamo a quello che è stato negli anni 60-70 lo sviluppo della chimica in regioni come la nostra. Sono sbagliate queste scelte, rischiano di penalizzare ancora ulteriormente il nostro territorio. Noi diciamo appunto che questa è una battaglia importante e ci batteremo per il sì al referendum, il sì affinché non si devasti ulteriormente il territorio, si difenda con le unghie e con i denti quello che è la prospettiva. Ecco adesso l'appello di Domenico Gattuso e di Altra Calabria per il referendum del 17 aprile. Noi siamo tanti, già tanti, vogliamo essere ancora di più, vogliamo vincerla questa battaglia, una battaglia che si può vincere. Il 17 aprile voteremo sì e vogliamo che si diffonda questo sì corale, perché la Calabria e il Mezzogiorno hanno il diritto sacrosanto di crescere, di svilupparsi e di essere un riferimento mondiale di bellezza, di accoglienza, di equilibrio, di ambiente sano. Grazie Domenico Gattuso, restate con noi. E qui con noi presente Rosella Cerra di Unione Mediterranea. Anche Unione Mediterranea fa quindi parte del fronte Nutriv? Sì, penso proprio di sì, anche perché il Meridione è fortemente penalizzato da queste azioni di trivellazione. Quindi Unione Mediterranea, che ha un carattere meridionalista come salvaguardia dei territori del sud, ci voglio dire, per forza di cose, per costituzione e nel coordinamento Nutriv. L'appello di Rosella Cerra e di Unione Mediterranea per il referendum del 17 aprile. È importantissimo votare sì per fermare le trivellazioni. Questo ha un valore altamente simbolico, per cui dal sud deve partire questa azione di contrasto a tutte queste attività che determinano sostanzialmente uno stato di colonia ancora aggravato del sud Italia. Si pensi che la maggior parte delle società che sarebbero penalizzate da un sì di questo referendum sono proprio attive nel sud Italia, nel Golfo di Taranto e nel Canale di Sicilia. E con noi l'avvocato Pino D'Ippolito di Lamezia Terme 5 Stelle, del Meetup di Lamezia Terme. Qual è l'appello di Pino D'Ippolito e del Meetup di Lamezia Terme per il referendum del 17 aprile? Innanzitutto salve a tutti, l'appello non può che essere di votare sì, cioè di votare per l'abolizione e l'abrogazione della legge che consente le trivellazioni nel mare. È un appello del tutto conseguente con le posizioni che il Meetup di Lamezia ha assunto dalla sua fondazione in poi per quello che riguarda i temi della tutela e della salvaguardia ambientale. Sappiamo tutti quali sono gli effetti nocivi, nefasti che potrebbero creare e che creano già le trivellazioni dove sono in corso nello Ionio, per esempio, all'ambiente e all'ecosistema. Noi dobbiamo impedire con forza che questo diventi un proliferare, che questa cosa delle trivellazioni diventi un proliferare nei mari italiani, perché dai mari italiani, dall'ecosistema italiano, dalla tutela dell'ambiente in genere, noi abbiamo la salvaguardia della nostra vita. E approfitto della presenza di Pino D'Ippolito del Meetup 5 Stelle Lamezia Terme per chiedergli questo. SOS Equitalia, una delle ultime iniziative, in che cosa consiste? Ma SOS Antiequitalia è un progetto del Movimento 5 Stelle, un progetto nazionale. È in Calabria, a Lamezia Terme, è stato inaugurato a novembre scorso un punto di soccorso per tutti coloro che hanno problemi con le cartelle esattoriali di Equitalia. Abbiamo registrato in questi 2 mesi e mezzo di attività un grande afflusso di persone, altre se ne sono prenotate per il futuro. Approfitto per dire che il punto SOS Antiequitalia a Lamezia, che è un punto regionale, si trova in via Garibaldi 43 al primo piano ed è aperto ogni martedì dalle 15.30 alle 19. Insomma, Maria Grazia, le trivelle non li vuole nessuno, quindi che ce ne dobbiamo fare di queste trivelle?
No, niente, non dobbiamo farcene niente, ma aspetteremo comunque il referendum per capire cosa decidono i cittadini, perché l'Italia è una repubblica democratica, vero? Fondata sul lavoro. E non sulle trivelle. Insomma, queste trivelle non piacciono a nessuno. Cari telespettatori, vi salutiamo, arrivederci alla prossima. Arrivederci alla sesta puntata. Premac, laboratorio prove su materiali, fondato nel 1986 dall'ingegnere Giuseppe Mascaro, offre servizi di sperimentazione nel settore civile, prove su materiali e sulle strutture. La Premac garantisce l'affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l'impiego di strumenti innovativi. Premac, Viale Santuario di Dipodi, Feroleto Antico, telefono 0968 45 38 48, email info@premac.it. Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove, è una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani, è mia madre che ha visto bucanieri e saraceni, più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco. E la storia d'Italia magari vista dal di sotto, o forse una nave che non prende porto ancora. Mediterraneo vola, su ogni pietra scolpita. Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino, è un ponte sul mare fra il tuo cuore.